Oggi abbiamo l'occasione di visitare la zona ferroviaria dove stanno finendo i lavori della stazione, e quello che interessava molti, diciamo, verghetesi, specialmente amanti dello storico, eccetera, era il recupero della famosa pompa fontana che era adibita a rifornire d'acqua le caldaie delle motrici a vapore. Cosa la banca? Mi fa molto piacere che si stia effettuando il recupero di questo pezzo un po' archeologico, ma come diceva prima Gosoli, penso che meriti. Sarà da completare la testata del rifornitore idrico, perché lì segnalava la disposizione del braccio. Quando il braccio impegnava il binario, luce rossa, quindi il macchinista doveva sottostare ai movimenti fatti effettuare dal personale di stazione, diciamo così via. Comunque mi fa piacere che, piuttosto che andare in fonderia, riviva, diciamo così, la sua storia, la sua vita, perché è un pezzo che penso che meriti. Fa piacere anche che il comune si sia interessato a questa piccola cosa, perché non è una cosa di grande importanza. Abbiamo avuto molte pressioni, però, quindi era un dovere, diciamo. Però mi fa molto piacere che la cosa sia andata in porto, e come ha detto prima Gosoli, andiamo a vedere dove si pensa di piazzarla, diciamo così. Attenzione, per motivi di sicurezza la stazione è sorvegliata da telecamere. I bagagli incustoditi saranno controllati dalla polizia. Ecco, questo è il posizionamento esatto della pompa. Fornitore idrico, diciamo. Fornitore idrico, perché qui come chiamano pompa, beh, è un po' anomalo. Ecco. Ha diverse definizioni. Non so perché è diventata pompa, perché è una fontana, è un alimentatore idrico, insomma. Comunque, questa è la posizione esatta qui nel giardinetto storico, che è poi sempre stata in questa zona, più o meno, insomma, come ubicazione. Prossimità dei binari. Un po' più avanti, vicino ai binari, perché naturalmente doveva arrivare sopra alle funzione di alimentatore. Ecco, quello che dicevo prima è questo, che è molto interessante, quindi le ferrovie sono state molto sensibili a questo aspetto, diciamo, un po' storico di riqualificazione, anche tenendo presente la storia della stazione. Cioè il fatto che la fontana non solo verrà montata col braccio, eccetera, il pezzo in ghisa che abbiamo già visto, ma verrà proprio alimentata con il getto continuo d'acqua, che poi con un ricircolo viene giù e fa proprio vedere come funzionava la distribuzione dell'acqua. Quindi è una cosa molto interessante, perché non è una cosa statica, ma è viva, diciamo. Quindi questo è stato molto apprezzato, poi lo vedrete qui dal progetto, che è il progetto esecutivo che ha elaborato le ferrovie, e quindi i lavori dovrebbero iniziare a giorni, quindi assieme all'inaugurazione della stazione ci sarà già anche questo aspetto, diciamo, storico e ambientalistico, insomma, che adesso non so come definirlo, però che è molto apprezzato, è molto stato richiesto dai cittadini, e quindi credo che sarà molto soddisfatto chi cercava di non perdere questo ricordo storico della nostra stazione, specialmente poi gli appassionati, gli ex ferrovieri come Labanti, che è uno di quelli che tutti i giorni diceva: allora dove è andata a finire la cosa? Naturalmente era depositata un po' al sicuro, perché sai, qui con un cantiere non sa mai che ci passi sopra una ruspa, e dopo avevamo un bel da montare. Bene, dimo come mi ripeterò, però fa molto piacere che la cosa abbia avuto un suo svolgimento e che si ritenga questa l'area adibita per poterla rivedere nella posizione eretta. Colgo l'occasione anche per dire che, da parte anche delle ferrovie, fa piacere che ci sia stato un interessamento abbastanza consistente. Sì, c'è stata una grande sensibilità, devo dire. Porterà un certo lavoro, e vedremo con l'andare del tempo finalmente la sistemazione anche di questa area, che era la vecchia area dove c'era il giardino, dove c'era già anche la sua fontanina. Fa piacere, ripeto ancora, che la cosa stia andando in porto. Torneremo per vedere a lavori finiti il funzionamento, l'effetto che fa. L'effetto che fa, anche perché se l'acqua tornerà, diciamo così,
a sgorgare dal rifornitore idrico, sarà come ritornare indietro nel tempo da parte dei vecchi ferrovieri. Bene, bene. Dalla foto vediamo, foto storica, proprio una c'è ancora storica, c'è la macchina a vapore funzionante, c'è il carro adibito a avere i metri cubi d'acqua per alimentare la macchina a vapore. Notiamo ancora che qui è completa la pompa, il rifornitore idrico è completo, avendo la segnaletica in testa con il lato rosso e il lato bianco. Lato rosso quando il rifornitore era in posizione di lavoro e luce bianca quando è in posizione di riposo. Qui è completa, si vede la base, si vede il funzionamento, l'apertura, la chiusura del gettito d'acqua. E qui in fondo vediamo il palazzo cosiddetto Fanfani di Vergato, il primo, diciamo, grattacielo degli anni 50. Costruzione di 6 piani, e quando Vergato in costruzione erano tutti di 2 piani, il massimo che si poteva avere. Bel disegno.